cavallo sul percorso di San Benedetto. E si può fare a cavallo in questo caso? E poi a piedi naturalmente, o mountain bike o forse. O in bicicletta, certo. Però a cavallo è fantastico. È una meraviglia. San Benedetto, sarà andato a cavallo? Io penso di sì. Foto? Che porta alla grande abbazia di Monte Cassino, che era un luogo di organizzazione del lavoro e gestione delle terre, come anche di ricostruzione di civiltà e di ordine dopo la decadenza dell'Impero Romano, tutto ad opera del Santo d'Europa. Monte Cassino si erge sopra la Valle dell'Iri, su un monte che offriva sin dall'antichità il controllo del territorio che in passato era paludoso e attraversato dal fiume Liri. Sotto Monte Cassino! Le parti collinose erano abitate dai Volsci, che già in epoca preromana avevano circondato le loro città e acropoli di mura megalitiche imponenti. E anche Monte Cassino aveva mura di quel tipo. E adesso ci siamo sotto. Eccole, le mura di Monte Cassino. Sono queste. Monte Cassino, prima anche di San Benedetto, era comunque un luogo dove c'era un tempio ad Apollo. Probabilmente un luogo già di difesa. Perché è un luogo straordinario che domina la Valle dell'Iri, che è l'unico passaggio poi tutto sommato che c'è verso Roma. E proseguendo arriviamo all'abbazia. Sotto l'abbazia di Monte Cassino, sotto le mura, ecco un'azienda agricola meravigliosa, antica anche, che dà l'idea di quello che doveva essere questo ordine, che era appunto basato sull'ora et labora. I monaci devono pregare, sono monaci, ma devono lavorare per produrre ricchezza per l'abbazia, ma anche per tutto ciò che sta attorno. Insomma, dobbiamo ricostruire, Benedetto doveva ricostruire il benessere che era stato perduto con la perdita dell'Impero Romano, e doveva quindi recuperare quella cultura anche produttiva. E quindi i monaci qui producevano plusvalore, per dirla al Carlo Marx. Ci siamo! L'abbazia di San Benedetto, Monte Cassino, un faro, eh? Attorno al 520 San Benedetto comincia a costruire questa abbazia, enorme abbazia, che appunto domina tutta questa parte dell'Italia e che diventa un faro di civiltà. Un'abbazia oltretutto che aveva appunto, abbiamo visto, tutto questo terreno, quindi questa agricoltura, questa economia. Bello, bravo, grazie. Siamo grazie arrivati. Ai nostri amici cavalli. Saluto il mio addestriero e vado ad incontrare Padre Luigi. Eccomi. Salve. Sotto questa parola, Pax, pace. C'è racchiuso tutto il messaggio di San Benedetto. Ecco, sotto al monastero, sotto alle grandi mura di questo monastero di Cassino, ci sono le mura megalitiche. Sì. A che cosa appartenevano? Allora, è la costruzione già esistente prima che San Benedetto arrivasse qui nel 529. C'era la presenza di culti e templi pagani, e queste mura, chiamate ciclopiche proprio perché sono così grandi, risalgono al IV-III secolo avanti Cristo. Padre Luigi mi spiega come funziona la gestione dell'abbazia. Quanti monaci ci sono qua? Siamo 12 attualmente. Pochini, eh? Però reggiamo. E Benedetto, no? Ha deciso e ha scritto una regola che mi dicono essere un volumone così.
apparentemente in realtà è una piccola regola. Ora et labora. Ma a quelle due parole bisogna aggiungere anche una terza, che et legge, perché c'è anche la lettura. Ma e soprattutto San Benedetto, cosa che io non sapevo, l'ho scoperto leggendo, perché legge, anch'io legge. Molto bene. Aveva una sorella, sorella gemella, Santa Scolastica, fra l'altro inumata, sepolta assieme a lui, proprio qui, sull'altare sotto l'altare l'altare della Basilica. Comunque è interessante, Santa Scolastica, non sarà lei? È lei! Santa Scolastica, con il libro, anche lei legge, sì. e la colomba. Colomba, perché sale al cielo sotto forma di colomba, e la colomba era il simbolo di Iside, una dea antica. Dall'altra parte c'è la statua di San Benedetto, che è rimasta intatta dopo il grande bombardamento di Monte Cassino. E non solo, la stessa cosa succede all'altare, posto nel luogo dell'antico altare pagano, dove sono conservati i corpi di San Benedetto e di Santa Scolastica. Lì si trovò, alla fine del bombardamento che distrusse completamente l'abbazia, una bomba inesplosa, simbolo di qualche cosa di magico, di misterioso, che protegge nonostante tutto questo luogo.